Ieri in Piazza San Giovanni a Roma c'è stato la reunion del triumvirato. Salvini, Berlusconi, Meloni. Vogliono andare al potere, vogliono andare al governo. Con i 5 Stelle che crollano nei sondaggi, col PD che non sono nemmeno commentabili, LeU e Italia Viva che sono determinanti in questa fase politica. Sembrano i Mastella 2006-2008, nulla di più. Il fatto che dicano che sono per il popolo contro l'elite dominante, mi sa di trito e di trito. Nessuno è veramente per il popolo e contro l'elite, perché quando vanno in Parlamento diventano loro l'elite dominante. Sono loro che si prendono gli emolumenti, mostruosi emolumenti. Non serve sbraitare e urlare 420 che faremo, siamo per il popolo. Gente che 3 mesi prima era al governo con i 5 Stelle. Vogliono capire fino a quando possono abbindolare il popolo italiano. Il popolo italiano non ne può più. Molto probabilmente non ne può più. Stanno tirando troppo la corda. Il voto, anche se non sembra le porte, ma potrebbe. Realmente potrebbe al primo errore, al primo scoglio, il fantasma del voto potrebbe scendere come la spada di Damocle. Per i 5 Stelle sarebbe la fine, persino per Di Maio. Perché 2 mandati, persino per Di Maio potrebbe essere la fine della sua avventura politica, almeno nei 5 Stelle. Poi non so, non c'è per il momento, non vedo per il momento una vera formazione politica degna di questo nome. Non c'è. Almeno che non si batta per il popolo. Sì, c'era anni fa, di fondazione, ma è uscita nel 2008 dal Parlamento senza più trovare nessun sboccò. I militanti, magari alcuni sono confluiti nei 5 Stelle, altri per disperazione nel PD, visto che con Rifondazione conta sempre meno, se non nelle battaglie con i nostri fratelli africani. Ma conta sempre meno. Cioè, la gente si è stancata. È stata della sinistra, del PD, però il fatto che non c'è un vero e proprio partito del popolo, non c'è, non c'è a sinistra, non c'è a destra, non c'è al centro. Questa nuova formazione Vox potrebbe anche determinare, sì, cosa, 5-6%. Mi trovo abbastanza d'accordo con i temi di Fusaro. Bene o male, il fatto che il popolo italiano vuole uscire da questa crisi infinita che è iniziata con il subprime del 2007-2008 e non se ne vede la fine, non se ne vede. Sì, la ripresa sembra esserci, ma è stentatissima. Non ci sono vere misure di crescita. C'è il fatto del contante da 3.000 a 2.000, poi 1.500? Non ci faranno più pagare un cacchio con i contanti? È un dramma, sappiatelo. È una proposta illiberale, totalmente illiberale.